migliorare i servizi scolastici per studenti e famiglie, garantire più cattedre coperte dal primo giorno di scuola, rafforzare l'alleanza tra i vari protagonisti del sistema scolastico, liberare gli istituti scolastici da eccessivi adempimenti burocratici. Sono i punti salienti del piano per la semplificazione nel settore della scuola presentato giovedì 20 aprile dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in Consiglio dei Ministri. Ecco tutti i vari punti del Ministero. Si passerà da 10 a un'unica piattaforma per tutto, per consultare informazioni e dati per il percorso scolastico e post-scolastico, fruire di tutti i servizi digitali per l'orientamento, le iscrizioni, i pagamenti e le comunicazioni, seguire facilmente tutto il ciclo scolastico di studentesse e studenti. Visite e viaggi di istruzione per tutti, grazie a specifiche misure dedicate a studentesse e studenti appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio. Un solo login per l'accesso a tutti i servizi digitali, Passepartout per l'accesso ai servizi del Ministero e delle scuole, per semplificare la vita di famiglie, studentesse e studenti nell'interazione con la scuola, permettendo di accedere a un ampio numero di servizi online. Nuovi servizi, app IO per scuole e famiglie. Le famiglie avranno a disposizione soluzioni digitali integrate con l'app IO per gestire in maniera semplice, sicura e immediata tutte le tipologie di pagamento e rendere veloci le attività amministrative delle scuole. Più copertura delle cattedre, velocizzare il processo di assegnazione dei docenti su tutto il territorio nazionale, favorendo una maggiore trasparenza nelle assegnazioni. Internazionalizzazione e gemellaggio. Scuole italiane e straniere potranno incontrarsi online sulla piattaforma unica dedicata a famiglie e studenti per condividere esperienze, studi, ricerche e fare progetti insieme. Scuole paritarie. Nuovi processi digitali dedicati alle scuole paritarie per semplificare il riconoscimento della parità, estendere misure e servizi digitali già disponibili per le scuole statali, ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi. Fascicolo digitale del dipendente. Le scuole avranno a disposizione nuovi strumenti digitali di gestione della carriera del personale scolastico per eliminare la carta al 100%. Nuova piattaforma per il sistema gestione acquisti per le scuole e semplificare l'interlocuzione con tutti gli attori istituzionali. Incarichi individuali affidati dalle scuole ad esperti. Nuove funzioni digitali di supporto alle scuole per l'individuazione degli esperti interni e o esterni e la relativa gestione. Pagamenti stipendi più veloci per supplenze brevi e saltuarie. Velocizzare i tempi di pagamento del personale supplente. Oggi ci vogliono mediamente 4 mesi, si ridurranno significativamente i tempi. Più informazioni per chi va in pensione, destinatari delle scuole. Soluzioni organizzative e digitali a favore delle scuole, in collaborazione con IMSS. Intelligenza artificiale a servizio delle procedure amministrative con soluzioni digitali a supporto dei processi di gestione del contenzioso. Controlli più efficaci e trasparenti, soluzioni organizzative e digitali per i revisori dei conti e per le scuole, accompagnamento PNRR, assistenza dedicata alle scuole sia online che sul territorio, attraverso le azioni delle equip formative territoriali per la realizzazione delle misure del PNRR istruzione. Strumenti digitali di finanziamento per le scuole, per il potenziamento degli strumenti digitali a disposizione delle scuole, per consolidare la progettazione di interventi e anche l'utilizzo di modelli di finanziamento quali il crowdfunding e le sponsorizzazioni. Contributi per libri di testo, soluzioni organizzative e digitali al fine di facilitare l'erogazione dei contributi statali alle famiglie meno abbienti. Firma veloce ed efficiente per tutti i documenti. Evoluzione dell'applicazione Sigillo di firma elettronica avanzata rivolta al personale della scuola per velocizzare le attività amministrative. Cruscotti dati per gli uffici del Ministero. Strumenti di reporting per tutte le strutture organizzative del Ministero che consentiranno anche di accelerare i processi decisionali e i procedimenti amministrativi. Meno tempo per le procedure amministrative, più tempo per la didattica. Interventi di manutenzione evolutiva sulle attuali funzioni del sistema informativo, segnalati dai principali stakeholder, per migliorare i servizi offerti e velocizzare i processi di lavoro delle segreterie scolastiche.